Cercasi disperatamente un nuovo ragioniere generale al comune di Partinico. L'attuale responsabile di settore, Enzo Cusumano, avrebbe manifestato l'intenzione di non voler continuare a ricoprire l'incarico e non è l'unico tra i vertici apicali del municipio che ha espresso questo desiderio. La sua motivazione è anche abbastanza semplice. Esattamente tra poco meno di un anno andrà in pensione, quindi, soprattutto per esigenze del comune partinicese, si deve trovare un sostituto. Il sindaco Salvo Lobiundo si è già messo al lavoro ed in questi giorni ha emanato un avviso pubblico per trovare un nuovo responsabile del settore economico-finanziario. La scadenza per presentare l'istanza al Comune è stata fissata per domani, 19 febbraio. Il rapporto di lavoro, sottolinea il primo cittadino, si costituirà con contratto di lavoro di diritto privato a tempo parziale, per l'esattezza 24 ore settimanali, e determinato fino alla scadenza del mio mandato, salvo revoca anticipata nella categoria D3. Per poter ricoprire l'incarico è richiesta una laurea in economia e commercio di vecchio ordinamento o una laurea specialistica del nuovo ordinamento corrispondente allo stesso ambito. Il ruolo di ragioniere è stato sempre un po' tormentato al comune di Partinico. Lo stesso Cusumano lasciò l'incarico per un periodo, sostituito anche se per brevissimo tempo da Leonardo Russo, il quale si dimise a sua volta nell'aprile del 2014 in aperta polemica proprio con il sindaco Lobiundo. Pochi mesi prima di dimettersi, Russo scrisse una nota riservata di fuoco al primo cittadino, negando prelevamenti di fondi dal bilancio perché, a suo dire, non vi era necessaria copertura finanziaria. Durissime furono le accuse mosse da Leo Russo, che denunciò tra le altre cose l'arbitrario pagamento di alcuni mandati non rispettando l'ordine cronologico e il continuo ricorso ad anticipazioni di tesoreria che avrebbero messo a rischio la stabilità economica dell'ente. Da allora è tornato al timone Cusumano, ma adesso che è ad un passo dalla pensione serve necessariamente un ricambio, pescando al di fuori della pianta organica del comune, in quanto sprovvista evidentemente di questo tipo di professionalità interne. Intanto avrebbe espresso l'intenzione di lasciare la guida del settore ambiente anche l'architetto Anna Maria Rizzo. Anche qui c'è di mezzo una nota riservata inviata al sindaco nella quale esprime questa intenzione. Ho lavorato benissimo con lei, evidenzia l'assessore all'ambiente Giovanni Pantaleo, raggiungendo anche importanti obiettivi. Anche questo settore della macchina burocratica è stato molto travagliato. Negli ultimi 3 anni si sono susseguiti 4 diversi capi settore, anche alcuni ad interim.